Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per la seconda puntata delle rubriche di Pronto Mamma. Oggi tratterò tre tematiche che sono accomunate dall'importanza della competenza emotiva e che riguardano i primi mesi di vita del neonato. Diciamo subito, partiamo con quelli che sono la gestione dei consigli non richiesti. Infatti, quando nasce un bambino, sembra che automaticamente nascano anche consigli non richiesti da parte di amici e parenti. Ma se non è ancora stato trovato il modo per stroncare alla radice questi interventi inopportuni, possiamo neutralizzarli attraverso una strategia a tre punti. Il primo punto è quello di seguire le vostre emozioni, cioè di ascoltare la vostra pancia, il vostro istinto materno e fare quello che reputate meglio per il vostro bambino, perché appunto è il vostro bambino, quindi quello che può andare bene per lui può non andare bene per un altro bambino. Il secondo punto è quello di supportare questo vostro istinto attraverso delle conoscenze, quindi leggendo ed informandovi su quelle che sono le caratteristiche del neonato, su come si sviluppa il rapporto tra il bambino, la mamma e il papà, anche far chiarezza su quella che è la confusione tra vizi e bisogni del neonato. Infatti, la maggior parte dei consigli non richiesti cercano di insinuare in voi il dubbio che state viziando vostro figlio. Se però voi, seguendo il vostro istinto e sapendo che i vizi nel neonato non esistono, ma che sono solo bisogni e che i bisogni vanno sempre soddisfatti, sicuramente farete muro a queste interferenze. Il terzo punto è quello di non intraprendere una conversazione con queste persone per cercare di convincerle che state facendo bene, perché su alcuni argomenti potrete avere favore portando ad esempio delle ricerche oppure degli studi. Per tutte altre tematiche no, perché è solamente qualcosa che è un vostro giudizio. Infatti, un esempio in merito potrebbe essere se la mamma è chiamata a scegliere se ritornare subito o dopo un po' al lavoro dopo il parto. Infatti, questa è una scelta che dipende esclusivamente dalla neomamma e dal neopapà e in cui non ci possono essere interferenze esterne. Questa scelta deriva da un cambiamento della società in cui i ruoli si sono rimescolati e non c'è più il papà che esce e va al lavoro e la mamma che sta a casa a badare alle faccende e alla famiglia, ma nella stragrande maggioranza delle famiglie entrambi i genitori lavorano e quindi ecco che spetta solo ed esclusivamente a loro scegliere cosa è meglio, perché così come i bambini sono tutti diversi, anche le famiglie sono composte e organizzate in modo diverso. Questo cambiamento dei ruoli nella famiglia ha portato anche alla luce finalmente l'importanza della figura paterna, che quindi non è più soltanto quello che esce e porta, diciamo, i soldi a casa, ma è il 50% della squadra genitoriale in cui mamma e papà lavorano insieme per crescere un bambino sereno e felice. Ecco quindi l'importanza, se questo concetto del ruolo del padre è, diciamo, da tempo passato alla storia, in realtà nella vita di tutti i giorni spesso non è così. Un esempio è quello della parola mammo, con cui vengono indicati quei papà che si occupano dei figli, che li lavano, li nutrono, ci giocano. E questo però tende a sminuire quello che è il ruolo del padre, perché non è un mammo, cioè una persona che ha delle caratteristiche spiccatamente materne, ma semplicemente fa il papà. Quindi questo è molto importante da poter eliminare dal vocabolario queste parole e dare la giusta importanza al ruolo del papà, così come quello della mamma. Queste tre tematiche che io ho affrontato si possono presentare tutte nei primi mesi di vita del neonato e sicuramente se darete importanza alle vostre emozioni, quindi al conoscerle, riconoscerle ed esprimerle, riuscirete a gestirle e a risolverle al meglio.